Allora, Matteo Michelin, in diretta ho detto: se l'Aquila piglia 3 punti, 2,5 se li porta a casa Michelin e mezzo voto lo porta a casa Vanegas, perché lui è stato agevolato dall'erroraccio del tuo collega Servalli, mentre tu hai fatto il tuo, anzi qualcosa di più sul colpo di testa di Caon. Sì, sono contento che siamo riusciti a vincere, perché comunque era una partita fondamentale, anche se il campo basso ha vinto, quindi siamo contenti. Sono contento della prestazione, che ha riuscito a portare 3 punti, e quindi grazie anche alla squadra siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti, che sono fondamentali. Vi vedo però amareggiati, in volto insomma si percepisce l'occasione non sfruttata, ma non per demerito vostro ovviamente, ma perché dall'altra parte c'è la concorrente che doveva frenare e non ha frenato. Diciamo che se il campo basso frenava era meglio, però adesso abbiamo altre 3 partite e dobbiamo puntare a vincere tutte e 3. Ripeto sempre, secondo me prima o poi cadrà, quindi noi dobbiamo puntare a vincere tutte e 3 partite. Oggi saranno stati bravi loro a vincere e quindi vabbè, così abbiamo vinto. L'importante è che abbiamo vinto noi. Quindi. Ho chiesto al direttore quanto è complicato allenarsi o ricominciare a correre il martedì, preparare la settimana con la giusta concentrazione, ma sapere che poi tutto dipende non dall'Aquila, ma dipende per una piccola porzione dall'Aquila, ma maggiormente da chi guida la classifica. Ecco, l'atteggiamento mentale anche per voi più giovani rispetto agli altri, quale deve essere? Beh, comunque noi dobbiamo allenarci sempre a 1000, perché comunque noi dobbiamo vincere e dobbiamo fare questo, e se noi proviamo a vincere tutte e 3 partite abbiamo sempre quella percentuale che ce la si può fare. Noi mentalmente, ovviamente, quando vinci sei più sereno, magari dentro lo spogliatoio c'è più allegria, però lo stesso ci alleneremo a 1000 in queste 3 settimane. Offriranno una pizza per quella parata al 45esimo? Speriamo. Ok, verremo anche noi. Va bene.